Trieste Espresso 2014, siamo allo stand della Faber con Alfonso Tetti. Alfonso Tetti è un volto non certo nuovo per gli amici di VendinTV.it, ci siamo già incontrati a Venditalia 2014, quindi il classico nome, cognome, funzione, azienda non vale per te, ma hai certamente l'opportunità di salutare gli amici di VendinTV. Un saluto affettuoso e mi fa piacere farlo dopo il Venditalia, perché è un saluto ancora più esteso. Grazie al Venditalia abbiamo avuto modo di farci conoscere e di far apprezzare i nostri prodotti, che sono stati veramente veramente riconosciuti, e questo non a mio dire, ne ero convinto, perché noi li progettiamo per essere i migliori. Infatti le nostre macchine devono essere migliori perché sono italiane, ma sono state riconosciute veramente affidabili ed apprezzabili un po' da tutta la clientela presente, e ne abbiamo avuto riscontro poi successivamente. Questo ci ha dato la forza e la volontà di proseguire in un progetto che è sempre e comunque quello del Made in Italy, quindi componenti, assemblaggio e forze prese dalla nostra terra, e di continuare poi in dei progetti successivi che prevedevano innanzitutto l'affidabilità del gruppo di erogazione, che è la cosa più importante e che più sta a cuore al gestore, al cliente finale, ma di dare la possibilità a chi volesse personalizzare poi la nostra macchina, non privandosi della bontà del gruppo di erogazione, avere un'immagine un attimo più personale, dare appunto questa opportunità, realizzando delle tecniche di verniciatura definite col termine di sublimazione, che ci consentono di soddisfare tutta la clientela. Questo ce lo spieghi fra qualche minuto. Io anzitutto devo andare a chiederti la prima cosa che mi è venuta in mente, mi è saltata in mente nel momento in cui ho guardato il vostro stand. Le migliori sono italiane, le fabbrichiamo noi. Questo è il claim che vi accompagna già da qualche mese e che pare sia quello che vi stia dando maggior successo, ovvero vi accompagni in questa cavalcata del successo, perché il numero di macchine prodotte ogni mese, Alfonso mi dicevi, cresce in modo assolutamente significativo. Assolutamente significativo, veramente sono dei numeri che ci stanno dando grosse soddisfazioni. Il dire che le migliori sono italiane, le fabbrichiamo noi, non sono altro che due affermazioni, due dati di fatto. Le migliori sono italiani, chiunque riesca a fare macchine in Italia con componenti italiani può essere certo di fare le migliori. Noi le facciamo e per questo le fabbrichiamo noi. Questo è un dato di fatto oggettivo. L'Espresso è un prodotto tipicamente italiano, è nata la cialda da un'idea di italiani, è stata realizzata inizialmente da italiani e portata avanti da italiani. Noi probabilmente non abbiamo fatto altro che prendere le esperienze che avevamo accumulato negli anni, un po' l'esperienza di tutti, come in genere si fa per migliorare dei prodotti, e abbiamo fatto questo, abbiamo cercato di rendere il prodotto forse nemmeno solo migliore, ma sicuramente più affidabile, perché il mercato si è evoluto, il mercato è cambiato e oggi il gestore, il torrefattore, il cliente finale, l'utente, la casalinga hanno bisogno di un prodotto che sia affidabile. Acquistare all'estero, da altre parti, prodotti sì magari che costano molto meno, ma che possono creare problemi di manutenzione, di ricambistica, è sicuramente un affare del momento, risparmi, ma puoi anche poi prendere il prodotto e metterlo di nuovo in solaio e pensare di comprare nuovamente una macchina a cialda, una macchina a capsula. Se compri un prodotto italiano hai la certezza che ritrovi sempre e comunque ricambi, assistenza e affidabilità del gruppo di erogazione e quindi del prodotto. Alfonso, in questa fiera, in questa Trieste Espresso, voi presentate tre novità, illustracele. Allora, la prima novità, come dicevo prima, è legata essenzialmente alla possibilità di personalizzare con delle tecniche innovative, se vogliamo, le nostre macchine. Sono quelle che vediamo, ma solo a titolo di esempio, qui alle nostre spalle. Tu, in pratica, proprio per dare un esempio forte di quello di come potrebbe venire una macchina personalizzata, hai creato questa serie di macchine che, posso garantirvi amici, sono davvero bellissime da vedersi. Io sono un gestore, vengo alla Faber Italia e dico: buongiorno, vorrei 5 macchine, 10 macchine, 50 macchine, ma tutte diverse e personalizzate. Quanto mi costerebbe in più rispetto a quello che non costerebbe la macchina tradizionalmente? Allora, partiamo dal presupposto che una macchina prodotta dalla Faber è una macchina che ha una differenza di prezzo rispetto a una concorrenza straniera di poco più alto, quindi la differenza di costo è veramente tutta quanta giustificata. Pochi euro. Assolutamente pochi euro.
il che giustificano il perché anche scegliere dal punto di vista economico un prodotto italiano. Se parliamo della personalizzazione, e si tratta comunque di un lavoro quasi artigianale, perché è una tecnica che può essere adoperata non in modo industriale, quindi è veramente la possibilità di personalizzare la singola macchina. I costi, anche quelli, sono molto molto contenuti e competitivi. Forse competitivi non, perché chiaramente nessuno fa questo tipo di operazione sulle macchine da caffè, ma sicuramente sono molto molto contenuti. Di fatto siete gli unici. Sì, infatti siamo gli unici. È un'idea che c'è nata, l'abbiamo avuta mettere su per differenziarci un attimo da quelli che possono essere anche tutti gli aspetti estetici. Noi riusciamo a dare l'aspetto, l'estetica che il cliente vuole. Dal singolo cliente che può chiedere la personalizzazione della macchina da mettere sulla propria cucina, sul proprio mobile, può mettere su la foto di famiglia, può metterci una dedica alla persona alla quale magari la regala, qualsiasi cosa. Questa tecnica però chiaramente prevede una verniciatura particolare che è indelebile, quindi nel tempo resterà da sempre. Poi andiamo a far vedere magari degli esempi che non possono essere sicuramente commercializzati, perché sono dei marchi legati ad altre realtà. Ecco, sono proprio quelli che stiamo guardando in questo modo e che abbiamo visto prima con Tex Willer, Le Iene, Diabolic, che sono di grandissimo effetto, Alfonso. Sicuramente, sono però dei pezzi unici che abbiamo esclusivamente realizzato per trasmettere il messaggio che tutto è trasferibile sulla macchina da caffè. Non sono pezzi vendibili, per cui chiaramente sono legati a delle licenze che non intendiamo al momento assolutamente affrontare, però vogliamo solo dare l'idea che è trasferibile sulla macchina da caffè qualsiasi tipo di immagine, dalla foto del proprio bambino, giusto per averle sempre accanto, al ricordo più bello della città dove siamo stati, il tutto attraverso dei file, quindi delle foto che possiamo scavare nella scatola in soffitta e ritrasferirla lì. Quindi questo è quello che possiamo fare ed è il valore aggiunto che possiamo dare alle macchine con costi veramente infiniti. E questo si tratta chiaramente, e questo chiaramente è rivolto ai clienti, gli utenti finali. Per quanto riguarda invece gestori e torrefattori, possiamo dare una personalizzazione molto più mirata, che è quella del logo aziendale, dell'immagine dell'azienda, che indelebile assolutamente, diventa una verniciatura della macchina, e questo non fa altro che creare più appeal verso il marchio e il logo dell'azienda, fidelizzare magari il cliente perché il nome resta ancora più impresso, senza metterci magari un adesivo che ha un costo poco al di sotto dell'euro, possiamo con poco di più veramente andare a dare un'immagine dell'azienda in ogni casa, in ogni negozio, in ogni punto vendita, e sappiamo che oggi è molto importante anche cercare di dare un'immagine nei point che si stanno creando. Ogni azienda oggi sta creando i propri point, e quindi andare a realizzare delle macchine personalizzate per i point è veramente molto molto interessante. Alfonso, brevemente, le altre due novità che presentate a questa fiera. La prima è una novità estetica alla quale abbiamo rivolto l'attenzione già da tempo. In effetti noi, oltre a quello che può essere la nostra macchina base, che è la Slot, ed altri due modelli che facciamo, abbiamo voluto realizzare dal gruppo di grande affidabilità della Slot una macchina che potesse avere un'estetica più accattivante senza dover fare personalizzazioni scusami o d'altro, e potesse cambiare continuamente di colore così come il cliente richiedeva. Logicamente per far questo abbiamo dovuto agire su componenti plastici, non possiamo agire sulla lamiera d'inferno perché non è modificabile, sì, è modificabile ma fino a un certo punto, e quindi abbiamo realizzato, non dirò il nome adesso, lo scopriremo poi con calma, abbiamo realizzato la nuova, chiamiamola nuova Slot per il momento, che ha anche una funzione interessantissima, la possibilità in degli spazi poco alti di contenere il classico serbatoio da litro e 4, oppure eventualmente con la sostituzione di un componente che è il tappo di copertura, che la rende ancora forse più accattivante esteticamente, possiamo inserirci la bottiglia d'acqua da 2 litri classica e quindi avere anche una agevolazione nell'erogare più caffè durante la giornata o durante la settimana. Questa macchina funziona in cialde, in capsule? La macchina funziona è solo ed esclusivamente in cialda ed è la novità la novità del momento, quindi questa macchina che sarà una macchina completamente e assolutamente a cialda. Al mercato della capsula abbiamo rivolto una grande attenzione, abbiamo presentato un prototipo
qui al Trieste Espresso, un prototipo che chiaramente dovrà essere modificato, perché immetteremo sul mercato questa nostra macchina quando saremo certi che sarà l'assoluta competitor e unica competitor di tutte le altre macchine a capsula che esistono sul mercato. Probabilmente saremo un attimo presuntuosi, però sappiamo che macchine che riescono ad erogare un ottimo caffè attraverso la capsula ce ne sono veramente ben poche, e fortunatamente si tratta di aziende italiane. Sto parlando della concorrenza, ma mi fa piacere parlarne perché sono comunque aziende italiane. Se riusciremo ad avere risultati, e già siamo a un ottimo punto, risultati anche superiori di erogazione, immediatamente inizieremo la produzione. Siamo, diciamo, ecco, mettiamoci le virgolette giusto per scalare la manzia, sappiamo già che potremo andare in produzione già dai mesi di marzo-aprile del prossimo anno. Infine, l'export, voi siete italiani, fate un prodotto solido, robusto, affidabile, tutto made in Italy. Il made in Italy sappiamo bene, soprattutto nel settore dei macchinari, è particolarmente ben visto dai paesi esteri. Voi state guardando altrettanto all'estero. Sì, noi stiamo guardando moltissimo all'estero, siamo presenti in alcune zone, diciamo zone test se vogliamo, dove il caffè espresso sta avendo dei consumi molto molto interessanti, e in questi paesi abbiamo iniziato a testare le nostre macchine. Abbiamo avuto anche in quel caso dei riscontri veramente molto positivi. Stiamo modificando alcune caratteristiche, perché logicamente il caffè non piace in modo uguale in tutte le parti del mondo, quindi dobbiamo dare ad ogni fruitore, ogni bevitore di caffè, il prodotto che lui desidera, che lui si aspetta, e logicamente cerchiamo di andare a modificare quelle che sono caratteristiche della macchina, del gruppo di lavorazione, a secondo delle esigenze e delle richieste dei nostri clienti. Quindi il mercato estero ci interessa tantissimo, siamo già presenti, cercheremo a macchia d'olio di estenderci pian piano. L'importante è che quei test che abbiamo fatto, quei sondaggi iniziali e quei primi contatti che abbiamo avuto sono diventati poi numeri, ora numeri diciamo anche importanti, ma comunque hanno lasciato i clienti soddisfatti. E quella è la cosa che a noi più fa piacere: il cliente è soddisfatto, può acquistare o non acquistare domani, ma comunque resta soddisfatto, è comunque un altro bigliettino da visita. E in quanto a soddisfazione, Alfonso, quanto sei soddisfatto di questa Trieste Espresso? Siamo al terzo giorno, io ho girato un po' dappertutto in tanti stand, tutti già fin da ieri erano più che soddisfatti per l'affluenza professionale dedicata, quindi pochi perdi tempo, molti risultati concreti. A te com'è andata? Io voglio fare i complimenti agli organizzatori di questa Trieste Espresso. Devo dire che ecco, sì, l'aspetto della professionalità, abbiamo visto che ci sono, l'affluenza è discreta, ecco, discreta intendo in numero soddisfacente e qualificata, ma la professionalità dei visitatori ci rende soddisfatti, perché riusciamo a dialogare con persone. Io te ne racconto uno molto velocemente, dall'estero moltissimi, un potenziale cliente che si ferma ieri, non ricordo se dalla Tunisia o dell'Algeria, parlavamo della fiera, parlavamo delle macchine, mi disse: guardi, io non sono qua a fare turismo, non sono qua, io sono qui a fare business, quindi io parlo di business. E così è anche per gli altri clienti, gli altri visitatori, qui tutti vogliono parlare concretamente di business, ci sono anche dei curiosi, ma sicuramente in modo molto 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 limitato. Sì, c'è grande professionalità, è veramente complimenti a chi ha organizzato in questo modo la Trieste Espresso. Beh, un complimento che giunge anche da parte nostra, perché abbiamo notato che c'è stata una grande affluenza di tipo professionale, e del resto questa è una fiera B2B, c'era da attenderselo. Diciamo che questa Trieste Espresso in ogni modo è venuta veramente bene. Alfonso, allora, ci siamo più o meno detti tutto, rimandiamo all'intervista che andremo a fare sul prossimo numero di Vending News, la rivista italiana bimestrale della distribuzione automatica. Altre domande con altre risposte, non bruciamole tutte qui in video. Nel frattempo risaluta, questo è il saluto di ritorno, gli amici di VendingTV.it per una prossima volta, forse proprio la nuova Venditalia Expo 2015, l'edizione straordinaria. Beh, io toglierei addirittura il forse, possiamo essere certi di essere presenti alla Venditalia Expo. Sono felicissimo di averti incontrato, di aver
comunicato attraverso di te con i nostri clienti e i nostri potenziali clienti, e siamo certi che anche dall'Expo 2014, Venditalia Expo 2015, avremo dei riscontri grazie alle novità che presenteremo. Bene. Sarà molto, molto soddisfacente. Ci vedremo lì. E allora un saluto da Alfonso Teti, responsabile commerciale di Faber Italia. Le migliori sono italiane. Naturalmente io continuo con le interviste per i corridoi di Trieste Espresso 2015. Fabio Russo per BennyTV.it qui a Trieste.